Davide Giacalone, buongiorno e bentornato. Buongiorno, bentrovati. Buongiorno Davide, buon martedì, buon lavoro. Allora, obbligo di mascherina, titola la prima pagina di Repubblica, ma ci arriviamo tra pochissimo. Prima però le parole di ieri del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: Italia unita contro il virus, troppo spazio dei media ai Novax. Apertura su questo del Messaggero: troppa visibilità ai Novax. Il capo dello Stato dice: risalto sproporzionato sui mezzi di informazione. A te. Allora, praticamente tutti i giornali titolano in questo modo le parole del Presidente della Repubblica, cioè troppo spazio ai Novax sui media, però non è vero, non ha detto questo. Del resto, diciamo, la prova la potete, nel nostro giornale orario avete riportato correttamente le parole del Presidente della Repubblica, che sono, credo, significativamente diverse, e cioè, e sono totalmente d'accordo, e cioè si è continuato per mesi e mesi a parlare sproporzionatamente di chi non vuole vaccinarsi, non di chi non può, è un altro discorso, è un aspetto medico, di chi non vuole vaccinarsi, che è comunque una minoranza, rispetto alla stragrande maggioranza che con ragionevolezza, con buon senso e anche con una certa capacità di difendere la vita propria e degli altri è andato a vaccinarsi. E questo è innegabile, che il mondo dell'informazione abbia dato molto più spazio ai casi di quelli che non si vogliono vaccinare, che è un fatto. Diverso è dire lo spazio ai Novax, qui è una questione diversa, perché nella rappresentazione delle opinioni è bene che siano rappresentate dai mezzi di comunicazione, se non tutte, che cioè, spesso è impossibile, ma insomma diciamo, la maggior parte delle opinioni in circolazione, con particolare attenzione a quelle di minoranza, le opinioni, ma non c'è dubbio, con particolare attenzione a quelle di minoranza, solo che una cosa è l'opinione e un'altra cosa è il falso. E se una persona si presenta dicendo io sono contro i vaccini, sono contro il Green Pass, c'è la dittatura, e ragioniamoci, ma lei si è accorto che la comunità scientifica in tutto il mondo, quale che sia la lingua che parla, la pensa diversamente? Era la stessa cosa per Galileo Galilei, anche lui diceva eppur si muove, l'hanno condannato. Ora il punto è questo: c'è una minoranza, circa il 3%, che sostiene che la Terra è piatta. Non è che perché il 3% sono deficienti possono paragonarsi a Galileo, perché Galileo sosteneva l'esatto, è diverso, cioè perché Galilei aveva portato la prova scientifica quando un fenomeno si ripete uguale, ecco, che non ha nulla a che vedere con le cretinate che si sono sentite e si sentono da mesi. Ho paura a sentire le prove dei terrapiattisti, quali possano essere. Ho paura. Paradossalmente paura. Dicono di averne cose sperimentali, con la matita sul tavolo. Fanno dei convegni. Vabbè. In merito, sì. Vabbè. Andiamo. Allora, dalla prima del Corriere della Sera, anche qui le parole di Mattarella in apertura: uniti per le grandi scelte, resti nel paese lo spirito costruttivo. Poco più sotto la fotonotizia, al centro pagina, la storia di Zanardi, ha lasciato la clinica un anno e mezzo dall'incidente, insomma, finalmente. E poi invece al centro pagina: scontro sui test ai vaccinati, i dubbi dei governatori, il premier e le misure, decideremo con i dati su Omicron. Anche questa, diciamo così, è una forma di titolazione che ci portiamo dietro da mesi, anche un po' scocciato, cioè lo scontro su questo, lo scontro su quello. Cioè, ragazzi, ci si muove su un terreno che nessuno conosce, ma non conosce nessuno proprio, cioè dopodiché ci sono paesi estremamente attenti alla libertà personali come l'Olanda, che hanno chiuso tutto perché ce n'hanno troppi. Allora, il dato, ieri il Presidente del Consiglio ha detto aspettiamo i dati su Omicron. Quali dati sta aspettando? Di che stiamo parlando? Praticamente di una sola cosa: sappiamo per certo che l'ultima variante ha una velocità di contagio impressionante, molto alta. Questo lo sappiamo. Quello che non sappiamo è: ma quando colpisce una popolazione largamente vaccinata, posto che il 10% non vaccinato sono comunque 6 milioni di persone, cui si aggiungono i non vaccinabili, 6 milioni, quindi sono tanti, pensi se si ammalano tutti che cosa succede? Succede un disastro. Beh, cosa succede quando colpisce una popolazione largamente vaccinata? Perché se succede che ti devi mettere a letto, devi prendere un antipiretico e poi ti rialzi, vabbè, abbiamo chiuso la faccenda, questa si chiama influenza, abbiamo risolto. Se invece succede che vanno in misura significativa a essere ricoverati, cambiano le cose. Noi non lo sappiamo ancora questo.
Non è questione di dire lei da che parte sta, se non si sa, non si sa. Quindi si cerca di avere questi dati. O anche altri stanno facendo lo stesso sforzo, guardate cosa succede nel Regno Unito, però in condizioni di minori restrizioni. E vedremo, con entro una settimana, 10 giorni, diventa tutto molto chiaro. La corsa al Colle, che insomma ieri ha ricevuto un assist importante per l'attuale premier Mario Draghi, il Financial Times, leggiamo dalla prima del giornale Financial Times: assist a Draghi, più utile al Colle, la mossa di Meloni, voterò Berlusconi. E poi andiamo anche a pagina 10 del Corriere della Sera, anche qui il Financial Times spinge Draghi, al Colle farebbe il bene dell'Italia, l'articolo di Bill Emmott, ex direttore dell'Economist, che lo vorrebbe, che vorrebbe Draghi a Palazzo Chigi. C'è un po' un pizzico di provincialismo in tutto questo, ce l'ha detto il Financial Times, anche perché se apprendete il Financial Times di 3 giorni fa diceva l'esatto contrario, e ha detto l'esatto contrario, cioè che deve restare Draghi a Palazzo Chigi, anche che l'Economist di cui Emmott era direttore. Cioè è un quotidiano il Financial Times, è molto autorevole, ma anche molto bello per certi aspetti, ma è un quotidiano, cioè che ospita anche opinioni diverse, quindi ci sta. Questa cosa italiana, cioè, l'ha detto il Financial Times, l'ha detto anche in inglese, sì, in effetti è scritto in quella lingua. Detto ciò, il punto qual è? Inutile, vedrete che nei prossimi giorni poi diciamo finita la legge di bilancio. Segnalo che la legge di bilancio hanno cominciato a votarla questa notte alle 2 di notte. Gli emendamenti parlamentari sono tutti pro spesa, quindi sono tutti a scassare, per intenderci. E naturalmente se ne occuperà un solo ramo del Parlamento, perché quando arriverà nell'altro ramo del Parlamento ci avranno già il panettone in bocca e la valigia in mano, e quindi diciamo approveranno, diranno approvata, già devo andare. Non è che sia una scena particolarmente esaltante. Ora, in questa scena non particolarmente esaltante, il punto è semplicissimo: il prossimo Presidente della Repubblica lo elegge la maggioranza che sostiene il governo Draghi, eventualmente ampliata, perché se lo dovesse eleggere una maggioranza eventualmente decurtata, casca anche il governo Draghi. Quindi è inutile che, cioè, così abbiamo concluso il fatto di cosa fa Draghi da grande. Non è il problema cosa fa lui, il problema è cosa fate voi. Stanotte alle 2 non avete dato una grande prova di voi stessi. Se fosse possibile migliorare nelle prossime settimane, magari con apposita librettina a Babbo Natale, notoriamente esistente, non sarebbe male. Naturalmente esistente, poi con Giusy parliamo della puntata dell'indignato speciale della scorsa domenica. Allora, la prima pagina della Ragione di oggi titola Sbilanciarsi, la ragione in edicola, si parla di legge di bilancio, si parla di pensioni, e si è parlato di pensioni anche ieri al tavolo tra il Presidente del Consiglio Draghi e i sindacati. Andiamo a pagina 15 di Repubblica, pensioni, la ricetta Draghi, sì alle uscite anticipate, ma senza pesare sui conti. A te. Ma è corretto, è una cosa, guardate, di una logicità, se la smettiamo di fare caciara sulle pensioni, di una logicità assoluta. Allora, i contributi che ciascun lavoratore abbiamo versato, sono soldi nostri, chi li tocca commette furto. Quei soldi sono miei, li ho versati io, come ogni lavoratore che ha versato i suoi contributi. Andare in pensione sulla base dei contributi che ho versato è un mio diritto inalienabile, se no è furto, scasso, mano armata, non lo potete toccare quella cosa lì. Andare in pensione con i soldi che ho versato più altri che mi dovete per forza fare un regalo, no, questo non è un diritto, scusate, ma dove sta scritto il diritto? Anche perché ogni volta che io avanzo il diritto di avere un regalo, c'è qualcuno che deve pagare il regalo, cioè qualcun altro che deve metterci la differenza dei soldi, per cui il mio diritto diventa un dovere altrui, mentre sui soldi versati il mio diritto l'ho finanziato io. Ora, quando i sindacati, lo dicevamo ieri, dicono ma se si fa il riconteggio delle pensioni future al contributivo, cioè, potrebbero calare anche del 30%, ecco, bravo, l'hai capito, c'era un regalo dentro. Ecco, giustamente si dice, deve esserci elasticità, si deve poter uscire un po' prima sulla base dei contributi che hai versato. Sulla base dei contributi che hai versato devi essere libero di fare quello che ti pare. E fuori da quello, no, non è un tuo diritto.
prima del messaggero, troppa visibilità ai Novax, l'abbiamo già commentata da più quotidiani questa notizia, questo virgolettato attribuito al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sfratti bloccati, arriva rimborso per i proprietari a centropagina, in manovra contributi per 10 milioni, slitta ancora il voto sulla legge di bilancio. A te. Allora, noi abbiamo criticato qui il blocco degli sfratti, perché il blocco degli sfratti in quelle condizioni era una violazione del diritto di proprietà e comportava un danno enorme per i proprietari di casa, e comunque si trattava di sfratti maturati per morosità certamente prima del Covid, quindi non legati al Covid. Punto, a capo. Adesso dice, il Parlamento ci mette una pezza dicendo gli diamo un rimborso per il danno subito. Scusate, ma chi lo paga il rimborso? Sempre la Suor Cecilia e il Suor Augusto, cioè lo pago io. Ma secondo voi senza... non solo è sbagliato il concetto, ma è sbagliata l'illusione che qualsiasi bruttura, qualsiasi ingiustizia, qualsiasi danno di questo mondo, l'erario può pagare il rimborso. No, non è così, perché l'erario lo finanziano quelli che hanno subito l'ingiustizia, la bruttura e così via. È veramente una cosa illusoria questo modo di procedere, per poi poter dire, fare il comunicato e dire noi ci siamo battuti per il rimborso, per la remunerazione. Beh, tu devi batterti perché funzionino le norme e i diritti siano rispettati, quello devi batterti, il resto sbattiti. Male. Allora Davide, apertura degli esteri del Corriere della Sera di oggi, Scholz loda l'Italia, presto un accordo, la visita a Roma del neo cancelliere tedesco che dice dovete essere felici di avere Draghi alla guida del governo, tema che ritroviamo anche in prima pagina sul Sole 24 Ore, Draghi-Scholz, posizioni più vicine sul nuovo patto di stabilità. A te. Sì, allora il capitolo ha detto che siamo governati bene, che siamo bravi, rientra anche quello nel provincialismo di cui sopra. Non è che se l'ha detto in tedesco cambia qualche cosa rispetto a dirlo in qualsiasi altra lingua, specialmente in Italia. Sì, una variante della stessa cosa. Ma la sostanza non è quella dell'incontro di ieri, la sostanza sono due. Intanto che il neo cancelliere appena nominato fa un giro dei colleghi europei, perché quello è l'ambito nel quale ci si muove. L'Italia è un partner decisivo, intanto perché siamo la seconda economia industriale d'Europa, siamo fra i paesi fondatori e siamo un paese che sta facendo delle cose fatte bene. Detto questo, quello che bisogna aver chiaro, che cos'è? Com'è possibile che ieri venga Scholz e dica, con Draghi dicano ci esprimeremo con una sola voce? Due settimane fa c'era Macron e si diceva l'Italia e la Francia si esprimeranno sostanzialmente con una sola voce, non è stata usata questa formulazione ma quello era il sì. Dice, ma abbiamo una sola voce in circolazione? No, vuol dire secondo me che ha ripreso a marciare l'evoluzione politica e istituzionale dell'Unione Europea. Voi sapete che nel nostro secondo i trattati a 27 le riforme si fanno solo all'unanimità. È bello tutto questo, però non funziona, nel senso che allora i paesi importanti che sono fondatori riprendono a marciare verso maggiori forme di integrazione e questo è un gran bene. Andiamo sulla prima pagina della Stampa, Davide, rimaniamo a parlare di esteri, il titolo d'apertura, intanto il governo si divide sui tamponi, abbiamo già analizzato ampiamente l'argomento, poco più sotto la fotonotizia, sangue birmano, civili torturati, uccisi dall'esercito, scoperte addirittura fosse comuni, invece ancora l'altra fotonotizia, rosso Sud America, torniamo a parlare del Cile, il Cile a Boric, così la sinistra sogna una nuova rinascita. Sì, il Corriere della Sera fa addirittura un titolo, diciamo così, in prima pagina, fa venire il brivide, dice Cile, il neopresidente sulle orme degli Allende. Beh, speriamo di no, voglio dire, insomma, finì piuttosto male quell'avventura lì. Allora, sì, è stato eletto un giovane rappresentante della sinistra, presidente, con poco più del 50% dei voti, del resto al ballottaggio è per forza così, qualcuno al primo turno aveva preso il 28% dei voti, il suo antagonista di destra, diciamo il più quotato, aveva preso il 26% o il 24%, non mi ricordo, ma insomma un po' meno di voti. Se avessi fatto io il titolo dei giornali di oggi ci avrei messo tutt'altra cosa, e cioè in Cile vince Boric e il candidato della destra come primo provvedimento lo va a trovare e si congratula per l'elezione. È quello il pezzo importante della notizia che arriva dal Cile,
perché hanno votato con un sistema di ballottaggio, quindi ovviamente il vincitore è più del 50%, ma partiva dal 28% di rappresentanza, e c'è il rischio di una radicale spaccatura, che fu quella che accompagnò la fine del governo di Allende. Forse non è il caso di evocarlo come se fosse, diciamo, il ritorno al passato, ma speriamo proprio di no, proprio perché il paese non deve essere spaccato. Tenuto presente che il Parlamento cileno, capisco che non è in cima ai pensieri degli italiani, ma è molto, ma molto frammentato, per cui insomma il fatto che i due contendenti, lo sconfitto vada a congratularsi con il vincitore, non è male, anzi direi che è veramente una educativa scena. Torniamo un po' in Germania, lo facciamo però in questo momento dedicandoci alla Bundesbank. È stato eletto un socialdemocratico, questo titola anche il Corriere Economia, un socialdemocratico alla Bundesbank, al timone Nagel, l'esperto di banche, il nuovo presidente viene dalla BRI e KfW, e da KfW sono due banche di fatto, una quella dei regolamenti internazionali, l'altra una banca pubblica tedesca, ma ha passato 17 anni alla banca centrale tedesca. KfW è praticamente la nostra cassa depositi e prestiti, per intenderci. È stato indicato dal governo, adesso ci sono tutte le procedure per la convalida, ma insomma ragionevolmente andranno a buon fine. Allora, la cosa significativa di questa nomina di Nagel è la seguente: in Germania c'è una difesa sacrale dell'autonomia della banca centrale, la Bundesbank, che deve assolutamente essere indipendente dal governo. Però nella stessa Germania il presidente della Bundesbank è dello stesso partito di chi vince le elezioni, e dice: ma questo perché ha portato adesso socialdemocratici? E no, perché Widmann, il predecessore, era il consigliere economico della Merkel, e fu la Merkel, quando vinse le elezioni, che lo nominò. Poi c'è tutta la procedura, il Parlamento, eccetera, insomma, lo indicò come presidente della Bundesbank. Allora, questo cosa significa? Dice: scusa, ma se li nomina il potere politico e sono dello stesso partito del cancelliere, come fanno a essere autonomi? Ecco, sono autonomi e indipendenti totalmente, perché l'autonomia e l'indipendenza non è garantita dallo sguardo o dai sorrisi, è garantita dalla forza dell'istituzione e dall'onorabilità delle persone. Tant'è, Nagel non sappiamo ancora, perché ancora deve arrivare, ma Widmann, quando la Banca Centrale Europea cambiò indirizzo con Mario Draghi, e il governo tedesco della cancelliera Merkel era largamente favorevole, pur essendoci restrizioni e, diciamo, contrasti notevoli in Germania, Widmann votava contro. Quindi era del partito della Merkel e andò contro la Merkel. Lo fece nella sua indipendenza. Tra parentesi, aveva torto, ma questo poi, diciamo così, appartiene. Lo scriveranno meglio i libri di storia. Davide, in questi pochi secondi che ci restano, la seconda fotonotizia del giornale di oggi: la madrina di Harry Potter sparisce dai titoli dei film. Warner censura Rowling in Animali Fantastici. È l'ultima follia del politicamente corretto? È l'ultima indecenza del politicamente corretto. Fino a qualche anno fa avrebbero messo Rowling su tutte le parti per vendere qualsiasi cosa, visto e considerato che Harry Potter ha avuto il grande successo, eccetera. Qual è la colpa della signora Rowling? La colpa della signora Rowling è quella di aver affermato che si nasce maschio o femmine, cosa che risulta essere piuttosto evidente, e che, pur essendo liberi di fare quello che si vuole, quell'evidenza lì non può certamente essere cancellata. Ha detto una cosa, adesso voglio dire, se la dice un amico mio mentre prendiamo il caffè, gli dico: mazza, ti sei svegliato oggi con l'acutezza di Catalano di quelli della notte, cioè sia una cosa ovvia. È questa cosa ovvia, però tutta la comunità LGTB plus, aggiungici quello che ti pare, mettici quello che dice, no, questa è una violazione dei nostri diritti. Ma voi siete suonati, quindi rimettete immediatamente la Rowling dove stava. Anche nei titoli dei film. Esatto. Va bene. Grazie, naturalmente. Concludiamo qui la rassegna stampa. Grazie a Davide Giacalone. A domani, buon lavoro e buona giornata. Grazie a voi, buona radiovisione a tutti. Dedichiamo i prossimi minuti a un rapporto dell'UNICEF: prevenire un decennio perduto, azioni urgenti per invertire l'impatto devastante del Covid su bambini e giovani. È un rapporto che evidenzia i vari modi in cui la pandemia sta minacciando decenni di progressi sulle sfide principali proprio legate all'infanzia. Questa mattina è nostro ospite il portavoce di UNICEF Italia, che torna a trovarci, Andrea Iacomini. Buongiorno, buona mattinata. Buongiorno, buona mattinata, ben trovati. Grazie
per essere con noi. Allora, in questi ultimi giorni, insomma, abbiamo visto come l'attenzione nei confronti dei bambini per quello che riguarda il Covid sia molto aumentata, perché sembra che anche loro evidentemente corrano importanti rischi, quindi bene, come sempre lo ricordiamo, vaccinare, prevenire tutto quanto. Però ecco, il Covid ha anche una serie di effetti negativi sui bambini da altri punti di vista. Uno di questi è evidentemente l'aumento della povertà che è stato registrato in questi anni. Sì, immaginate a livello globale, in paesi come il sud-est asiatico oppure l'Africa subsahariana, dove improvvisamente tutte le strutture di economie fatiscenti, di servizi igienico-sanitari difficili, di problemi legati appunto a sociali di vario genere, devono essere tutti riconvertiti perché appunto c'è il Covid. Ecco, a pagare il prezzo più alto, come dice questo rapporto, sono i bambini. Noi abbiamo calcolato sostanzialmente che dall'inizio della pandemia ci sono 100 milioni di bambini poveri in più rispetto al passato. Tutti gli indicatori che riguardano l'infanzia purtroppo stanno proprio peggiorando. Perché? Perché le famiglie sono sempre più povere, perché per esempio, prendo un tema, il lavoro minorile, i genitori, le famiglie di molti paesi del mondo, pensiamo all'Afghanistan che è il paese che vive la peggiore emergenza umanitaria del momento, sono costrette spesso a mandare i bambini a lavorare oppure a toglierli dalla scuola, ed è qui appunto che aumentano tutti gli indicatori. Oggi abbiamo 160 milioni di bambini lavoratori nel mondo, e poi purtroppo peggiorano anche le condizioni di vita, quelle legate alla malnutrizione. Sì. Ecco, abbiamo dati in aumento, addirittura 50 milioni di bambini che vivono di malnutrizione acuta. Quindi purtroppo gli effetti del Covid non sono soltanto quelli sanitari, ma hanno un impatto enorme sulle economie dei paesi. Sono numeri importanti che non possono lasciarci indifferenti. Iacomini, quanto ci vorrà per tornare ai numeri pre-pandemia? Purtroppo la stima di questo rapporto parla di 7-8 anni, insomma facciamo un calcolo di intorno ai 10 anni. Tutti i successi che abbiamo ottenuto 2 anni fa stanno letteralmente andando perduti. Pensate soltanto alla mortalità infantile: circa 20 anni fa morivano ogni anno 12 milioni di bambini, li avevamo riportati a 5 milioni sotto i 5 anni ogni anno, adesso purtroppo stanno tornando ad aumentare anche questi indicatori, quindi ci vorranno una decina d'anni per tornare, diciamo, a ritornare, non per tornare, per ritornare ai successi, tra virgolette, che avevamo ottenuto. C'è poi anche l'altro tema molto caldo in queste settimane, in questi mesi, che è quello dei vaccini. Cioè, ovviamente sì, sono 1 milione di bambini che dovrebbero riceverlo, avrebbero diritto al vaccino, ma che non possono averlo perché appunto non arrivano i vaccini nei loro paesi. Ecco, su questo lo voglio dire agli ascoltatori, non c'è sicurezza per nessuno di noi se non c'è equità. Ci vuole uno sforzo globale per portare i vaccini a tutti. Pensate, ci sono paesi dell'Africa che non ne hanno ricevuto neanche uno, neanche una dose. Pensate, noi come paesi del G20 abbiamo avuto 3 dosi in più rispetto a un qualsiasi paese dell'Africa subsahariana. Questo è intollerabile. Quello che dobbiamo comprendere, la grande sfida del nostro progetto, si chiama COVAX, è proprio quello di aiutare i paesi a basso reddito ad avere i vaccini immediatamente. Avevamo un obiettivo: portarne 4 miliardi a tutti entro il 2022, siamo a 500 milioni. Fate voi i conti, ma siamo molto indietro. E oltre a questo c'è evidentemente anche il tema, per esempio, della salute mentale, che viene spesso sottovalutato, soprattutto da noi in Italia, ed è evidentemente un altro dei temi. Noi lo sottovalutiamo, ed invece pensate, abbiamo parlato fino adesso di Africa, abbiamo parlato fino adesso di Asia, e invece il tema della salute mentale è il grande tema che sta colpendo i nostri paesi, i nostri figli, i nostri adolescenti, perché i numeri dei ragazzi che vivono con problemi di salute mentale, il tasso purtroppo dei suicidi in Europa e in altre parti del mondo occidentale è aumentato vertiginosamente. Bisogna convincere i governi, cosa che non è stato fatto a sufficienza fino ad oggi, a investire proprio sulla salute e sul benessere dei nostri adolescenti, perché il quadro che si sia delineato dopo il Covid è davvero preoccupante. E allora ci sono molti modi per collaborare, per sostenere l'UNICEF. Ad esempio, io ricordo, adesso non so se ci siano ancora, delle cartoline meravigliose per gli auguri di Natale, mi perdoni, è un ricordo che mi è venuto chiacchierando con lei. E poi c'è un numero, è molto importante, 45525, si può partecipare con un messaggio dal proprio telefono, si può farlo fino a fine anno, giusto? Sì, si può fare fino a fine anno. Voglio ricordare che con questo messaggio, questa volta, aiutiamo i paesi, come sappiamo, che hanno bisogno, ma aiutiamo anche le famiglie italiane, perché in Italia ci sono 1,5 milioni di bambini che vivono in povertà assoluta, e quindi una parte di questo
generoso contributo aiuterà anche tante bambine e bambini che non vivono in ottime condizioni nel nostro nel paese. Grazie, grazie di cuore ad Andrea Iacomini, grazie portavoce voi, di UNICEF Italia, grazie per quello che fate. Grazie. Grazie a voi presto. Sempre, grazie. Grazie, grazie. Grazie Iacomini. 45525, segnatevi questo numero. Il buongiorno a Don Antonio Mazzi, ciao Don. Ciao, eccolo qua. Quest'anno no, accontentiamoci dell'alberello dei palloncini. Quest'anno abbiamo bisogno di serenità, di fraternità e di solidarietà. Bello. Capito? Bella ricetta, Don. Bellissima ricetta. Grazie. Oh, ciao, 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 ciao. Ciao, Don. Con noi l'ospite che ci ha raggiunto in studio questa mattina. Sì, torniamo ad Arexpo. Questa mattina è con noi Marco Dragone e insomma facciamo un po' il punto, anche perché si è parlato molto di Arexpo e con Arexpo in questi giorni, in queste ore. Enrico, buongiorno Marco, benvenuto. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, qualche giorno fa la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen a Milano per l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Cattolica. Voi direte: che cosa c'entra? Invece c'è un filo, c'è un connettore importante, no? Tra le parole della von der Leyen e voi. Sì, nel discorso della von der Leyen, peraltro una cerimonia diciamo molto importante, prima c'era stato un messaggio di Papa Francesco, insomma, per dare l'idea del tipo di cerimonia, parlando dell'impegno dell'Europa sull'innovazione, che è considerata uno dei maggiori diciamo obiettivi dell'Europa in questo momento, ha citato quanto stiamo facendo sull'area che ha ospitato Expo 2015 per attrarre nuovi ricercatori, giovani scienziati e grandi aziende. Devo dire, un riconoscimento per noi molto importante. È inatteso, immagino, no? Inatteso certamente, e però al tempo stesso il fatto che una personalità così importante, straniera, perché è raro che gli stranieri parlino bene dell'Italia, quindi doppiamente importante, e anche uno stimolo ad andare avanti, insomma, sia un riconoscimento che uno stimolo per il futuro. Beh, molto molto interessante, ovviamente. E allora, insieme, ragionando con Marco Dragone, facciamo anche un po' il punto di come è andato questo 2021 in Arexpo, insomma, come definiresti questo anno? Ma io, venendo qui, ho pensato, c'è un verso famoso, possiamo, in clima natalizio: c'è un tempo per seminare e un tempo per raccogliere, poi continua, c'è un tempo per partire, un tempo bellissimo per tornare. Contemporaneamente, sia il 2021 che il 2022 sono anni di semina, ma anche di raccolto. Di semina perché intanto tutti i progetti stanno andando avanti regolarmente, che è una cosa non scontata in assoluto, ancora meno con la pandemia, il Covid, che comunque insomma interferisce con la vita e il lavoro di tutti. Ma anche un anno di raccolto. In queste ore siamo qui mentre parliamo, si stanno trasferendo a Mind alcune centinaia di persone di AstraZeneca, ricercatori, anche le persone dell'azienda, che vengono a lavorare da noi. Proprio stamattina, su Sole 24 Ore, si annuncia che una grande azienda che si chiama Illumina, una più grande e importante azienda del settore della genomica, eccetera, annuncia che viene a Mind. Cioè, comunque c'è la semina, ma c'è anche il raccolto, e questo varrà anche per l'anno prossimo. Tassello dopo tassello, insomma, lo stiamo raccontando, prende vita veramente e forma quell'area straordinaria là dove c'era Expo nel 2015. Ci piace sempre ricordarlo, simbolo dell'innovazione. Allora, siamo anche a fine anno, quindi in periodo di auspici per l'anno nuovo. Un obiettivo, il primo, cioè il punto da cui nel 2022 bisogna partire. Ma nella, oserei dire, nell'andare avanti così, insomma, noi il 22 abbiamo un grande obiettivo, che è l'apertura dell'ospedale Galeazzi, uno dei più grandi ospedali italiani. L'ospedale è praticamente finito, dovrebbe avere il primo paziente subito dopo l'estate. Quindi si passa dalla semina al raccolto. Un grande ospedale non nasce in un giorno. Il nostro obiettivo è che nostro e dello gruppo San Donato, certo, naturalmente, che sta costruendo l'ospedale, è che si apra subito dopo l'estate e che inizino i lavori concretamente. Per oggi c'è la progettazione del campus dell'Università Statale di Milano, il primo studente è previsto per il 2025. Sembrano date lontane, ma 22 più 25 sono solo 3 anni. Sì, sì, è qui. Quindi il tempo passa, però le cose succedono e vanno avanti. L'auspicio è quello di continuare, di non mollare, di mantenere magari i tempi che vi siete prefissi, perché anche sì, questo è un tema. E di far vedere anche a tutti
quello che stiamo facendo, perché anche questo è importante. Comunicarlo è anche magari ospitare insomma chi è interessato, raccontarglielo, insomma questo dobbiamo è importante. Fare un bel discorso con i nostri ascoltatori, perché va bene. Dobbiamo trovare un modo per fargli vincere un giro a Mind. Molto volentieri. A Mind, questa è la cosa. Senti, c'è sempre molta attenzione comunque anche ai giovani, no? Lo diceva anche sì. La stessa von der Leyen, certo. Ragionando in termini europei, quindi immagino che anche per Mind sia qualcosa di questo genere per Arexpo. Ma sì, sarà un luogo pieno di giovani, perché tanto gli studenti, 18.000 studenti, quindi in età dell'università, e i ricercatori in genere sono giovani, perché ormai la ricerca va avanti così velocemente che insomma solo i giovani riescono a stare al passo con i progressi continui. E sarà anche un luogo pieno di ragazzi di nazionalità diverse, in cui si mischiano, che questo è un bene, si imparano tante cose e anche si insegnano tante cose, perché non è che solo noi impariamo dagli stranieri, ma anche i ragazzi italiani sanno tante cose da poter insegnare a trasmettere ai loro coetanei stranieri. E allora Marco Dragone, Arexpo, l'auspicio veramente salutandoci è che Mind sia veramente un punto di partenza per tutti nel 2022, motore dell'innovazione. Ne approfitto per fare gli auguri a tutti. Grazie. Tutti gli ascoltatori, salutaci naturalmente Igor Di Gasio, sì, sarà presente a gennaio. lo aspettiamo. Lo salutiamo da qui, grazie a Marco Dragone, grazie davvero a tutti, buon lavoro grazie. A voi e buon anno nuovo. Grazie. Il nuovo codice delle comunicazioni elettroniche entrerà in vigore alla vigilia di Natale, il 24 dicembre, con una serie di cambiamenti che riguardano i contratti telefonici. Ne vogliamo parlare con Alessandro Longo, direttore di agendadigitale.eu. Buongiorno Longo, grazie per essere con noi. Buongiorno. Ciao, buongiorno Alessandro. Partiamo col dire che il precedente codice datava 2003 e quindi stiamo parlando insomma di quasi 20 anni. Facci capire, sì, a questo punto un evento epocale. Che cosa davvero cambia? Perché credo che in qualche modo interessi tutti i nostri ascoltatori, tutti noi, perché ha a che vedere anche con i contratti telefonici, no? Eh sì, riguarda tutto il mercato. Il codice di comunicazione elettronica, come hai detto giustamente, precedente era del 2003, prima di Facebook, prima degli smartphone, prima di tutto ciò che noi per noi è internet adesso, la rete, le telecomunicazioni. Quindi effettivamente la nuova cornice entro cui i consumatori, gli operatori, il mercato si muoveranno. E tra le tante cose di questi circa 100 articoli del nuovo codice delle comunicazioni elettroniche ci sono anche nuove regole per i contratti telefonici. Ecco, quali sono le regole? Una novità importante è che basta contratti fiume. Sappiamo che adesso i contratti possono durare anche 48 mesi con tutte le loro rate per il router, lo smartphone incluso nel contratto telefonico. Ecco, basta. Il codice di comunicazione elettronica è nuovo, quello che entra in vigore il 24 dicembre, dice i contratti possono durare massimo 24 mesi, quindi vengono dimezzati praticamente i contratti. Non solo, gli operatori sono costretti ad avere almeno un'offerta a 12 mesi tra tutte le loro offerte, quindi insomma è un taglio alle rate, un taglio alla durata dei contratti per velocizzare il mercato, perché secondo molti, anche il nostro antitrust, i contratti duravano troppo e questo ingessava il mercato, bloccava il consumatore che anche dopo una disdetta era comunque costretto a pagare le rate residue e questo insomma lo disincentivava a cambiare operatore. Ecco, poi c'è anche tutto il tema del cosiddetto modem libero, no? Ci siamo un po' informati, l'utente, lo ricordiamo, ha diritto a rifiutare il modem proposto dall'operatore di turno e ne può utilizzare una propria scelta, però comunque c'erano dei metodi un po' per aggirare questa regola. Con il nuovo codice cambia qualcosa anche in questo senso? Ecco, effettivamente ancora non è chiaro, perché il nuovo codice non parla in modo esplicito di modem libero. Tuttavia le associazioni consumatori italiane stanno affrontando il tema molto, molto da vicino. Qual è il punto? Il modem libero è realtà in Italia, come giustamente avete detto voi. Questo perché c'è diritto dell'utente a cambiare, avere qualsiasi modem. Non sono più obbligati a utilizzare il modem imposto dall'operatore, che spesso era troppo caro, insomma non era nemmeno tanto, tanto buono. Tuttavia ad oggi in Italia c'è una
una deroga a questo diritto che riguarda le nuove connessioni fibra ottica nelle case. Ecco, in quelle connessioni quindi più veloci a gigabit, ancora l'operatore in certi casi può imporre un proprio modem. Qui il codice comunicazione elettronica non è molto chiaro su quali debbano essere le regole, però probabilmente si andrà nella direzione anche in questo caso di una maggiore liberalizzazione del mercato, ancora a vantaggio dell'innovazione e degli utenti. Certo, Longo, in 20 secondi ci dice in un flash che cosa rischiano le compagnie che non dovessero rispettare, non dovessero adeguarsi a queste nuove regole? Ecco, questa è un'altra grande importante novità del nuovo codice di comunicazione elettronica, e aumenta tantissimo le sanzioni che gli operatori possono subire in caso di disubbidienza alle regole, di servizi gravi e insomma varie cose, fino al 5% del loro fatturato annuale, il massimo, è una bella batosta. È tanto. Cifre ben significative, se ne guarderanno, dubbio. Ci auguriamo insomma che se ne guardino bene. Grazie davvero ad Alessandro Longo, direttore di agendadigitale.eu, per questi aggiornamenti. Ci sentiamo molto presto e buone feste. Buone feste anche voi. Allora, nella settimana di Natale siamo tutti in attesa della cabina di regia prevista per il 23 dicembre, cerchiamo di capire se ci saranno effettivamente nuove restrizioni, come arriveremo insomma al nuovo anno. Vogliamo parlare di tutto questo in diretta con il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri, collegato con noi. Buongiorno e grazie. Buongiorno a voi. Buongiorno Sileri. Allora, oggi sui giornali torniamo a leggere di misure ad hoc per il Natale, insomma poi guardiamo il calendario del 21 dicembre, quindi come dire il tempo stringe. Una risposta ce l'ha data in modo molto chiaro, devo dire, il Premier Draghi ieri ha detto non abbiamo ancora deciso, se ne parlerà e decideremo giovedì in attesa di vedere i dati della Omicron. E secondo lei il tampone ai vaccinati in vista delle feste è una misura necessaria? Allora, è chiaro che dobbiamo aspettare i dati, certo un utilizzo diciamo maggiore dei tamponi ha l'utilità di ridurre quanto più possibile la circolazione del virus, individuando quelle persone che eventualmente positive possono innescare diciamo contagi secondari e quindi altri focolai. Dobbiamo aspettare e valutare quelli che sarà innanzitutto la prevalenza della variante Omicron in Italia e poi mutuare anche quella che è l'esperienza purtroppo di paesi che in questo momento stanno vivendo un'esplosione di contagi legati alla Omicron. Vedi ad esempio il Regno Unito, che ha una mole di contagi impressionante e diciamo questa quarta ondata è stata ulteriormente accelerata come numeri dalla variante Omicron, ma in questo momento non si esprime con un aumento del numero dei decessi. È pur vero che chi viene oggi diciamo contagiato magari sta in ospedale, diciamo, bisogna aspettare qualche giorno per vedere poi diciamo le dimissioni, se esce dall'ospedale, se muore, quindi è prematuro diciamo fare i conti, diciamo essere ottimisti o pessimisti con la variante Omicron. È pur vero che i dati iniziali, almeno ciò che suggeriscono gli scienziati, è che sia una variante più contagiosa e probabilmente meno cattiva dal punto di vista di letalità, però è pur sempre troppo presto per parlare. Però sottosegretario Sileri, in realtà le chiediamo rispetto ai numeri che stiamo vedendo, perché ogni giorno abbiamo la pubblicazione ufficiale dei numeri, no? Lei si sentirebbe tranquillo senza ulteriori restrizioni durante il periodo natalizio oppure non troppo? Ma vede, l'Italia diciamo ha fatto sicuramente dei passi avanti rispetto agli altri paesi con l'introduzione del Green Pass e poi con il Green Pass rafforzato. Noi abbiamo ancora tutte le misure, vedi la mascherina al chiuso, mascherina all'aperto reintrodotta diciamo nei luoghi diciamo più affollati, cioè noi abbiamo ancora una pratica quotidiana che ci difende non poco. Però vede, noi mettiamo dei filtri, o meglio questo virus si combatte senza ombra di dubbio grazie e attraverso i vaccini, però ci sono tanti filtri che ci proteggono: mascherina, distanza, lavaggio delle mani, sicuramente i vaccini, sicuramente le terapie per coloro che si ammalano, l'utilizzo spregiudicato dei tamponi, un adeguato contact tracing. Ecco, in tutto questo mix, tutti questi filtri messi ovviamente in sequenza, ovviamente le terapie sono l'ultima parte, no? Dopo che ti sei infettato, capite che a seconda della variante che circola, di quanto circola e di come questo maledetto virus si modifica nel tempo,
sono delle carte che dobbiamo, no, ma certo, che dobbiamo giocarci. Ma questo è chiaro, ma questo è chiaro. Le dico la verità, perché abbiamo messo in atto, diciamo, una strategia progressiva. E in questo momento, come vedete, siamo aperti con una variante che creerà sicuramente dei problemi, e se serve qualche misura in più, vedi l'utilizzo dei tamponi, sicuramente è molto meglio che una chiusura, no? Però insomma ci sembra di capire, se i dati di giovedì fossero quelli di oggi, di questa mattina, di queste ore, non ci sarebbe bisogno di tamponi, insomma di ulteriori misure, questo ci sembra di capire. Certamente sì, cioè se i dati dovessero rimanere questi non ci sarà bisogno di alcuna modifica, ma attenzione, se dovessimo invece avere un aumento mostruoso dei contagi, nel Regno Unito, se avete visto, i contagi sono schizzati in alto in pochissimi giorni, a questo poi dobbiamo valutare anche il numero dei ricoveri, i posti letto che vengono occupati, ma insomma direi che se i dati dovessero essere quelli di oggi, andrei cauto con ulteriori restrizioni. Sì. Ecco, Sileri, un'altra delle ipotesi che in qualche maniera hanno appunto prospettato i giornali potrebbe essere quella di estendere l'obbligo del Green Pass rafforzato a tutti i lavoratori, non solo ad alcune categorie. Le sembra una possibilità reale? Sicuramente per coloro che possono essere più a contatto con la popolazione, e quindi il maggiore può essere il rischio di contagio, quindi direi in maniera selettiva e chirurgica, ecco, questo potrebbe essere un'idea, ma insomma ripeto, vediamo sempre i contagi come andranno. Chiaro. Però al momento francamente non mi metterei a parlare di, diciamo, ipotesi, perché se si leggono i giornali vi sono tantissime ipotesi, secondo me diventano anche fattore di confusione per la popolazione, perché rimani sempre, dice Dio, cosa mi aspetta, cosa accadrà. Le regole sono quelle che vi ho detto poc'anzi, ripeto, mascherina, distanza, lavaggio delle mani, ovviamente tamponi, utilizzo dei tamponi in maniera più o meno spregiudicata, usiamo questo, diciamo, questo aggettivo per trovare più persone, un adeguato contact tracing, e poi vi è la vaccinazione, e poi vi sono le terapie, ma le carte sono sempre quelle, voglio dire, le utilizzi a secondo dell'area, della quantità di virus che c'è, della condizione, eccetera, certo. Condizione. Allora, Sileri, ieri l'EMA ha approvato questo vaccino, il Novavax. Ci racconta un po' in che cosa differisce dagli altri, se differisce, è efficace, lo è di più, servono più dosi, ci sono notizie in merito? Ma guardi, è un vaccino che una volta approvato significa che è efficace e sicuro, ha una tecnologia diversa rispetto ai vaccini ad mRNA, quindi una, diciamo, tecnologia più tradizionale, e quindi, diciamo, va incontro, ecco, diciamo, a coloro che sono riluttanti. Io non parlo di Novavax, parlo di persone riluttanti all'utilizzo dei nuovi vaccini che abbiamo avuto fino ad oggi ad mRNA, e quindi è un'ulteriore opzione, ovviamente efficace, un'arma in più per combattere questo virus. Spero che più persone, ora che vi è un ulteriore vaccino, incontrino l'idea della vaccinazione come salvezza, certo, nei confronti di un virus che uccide, senza dubbio. Dottor Sileri, in questi pochi secondi che ci restano, le voglio fare questa domanda. Un cittadino responsabile in vista del cenone o del pranzo di Natale, insomma, a seconda delle varianti, quelle buone naturalmente, regionali, va in farmacia e si fa un tampone rapido anche in assenza di sintomi per essere più sicuro? Guardi, meglio un tampone molecolare, se proprio dovessi scegliere. In primis direi vaccinazione, quindi una cena o un pranzo con tutti i vaccinati è sicuramente più sicuro di persone che hanno fatto solamente il tampone, e ancora più sicuro rispetto a coloro che hanno fatto magari un test rapido la cui valenza contro la variante Omicron è ancora un punto interrogativo, chiaramente dipende dal tipo di test, però purtroppo dubito che possa avere un'attendibilità sovrapponibile a quella dei test molecolari. Io direi che una cena fra vaccinati, ovviamente con terza dose, chi deve fare la terza dose, ma certo, con ciclo completato gli altri, dà molta più sicurezza, non solo sulla trasmissione, che sicuramente è più bassa, è ovvio che è più bassa per chi è vaccinato, ma diciamo, certo, che è sfortunato che in quella cena ti prendi il virus, difficilmente vai in terapia. In caso di parenti, amici, commensali Novax, insomma, lei diserterebbe l'appuntamento?
Certamente sì, e a casa mia non entrano. Chiarissimo. Quindi consiglia di farlo anche gli italiani. Beh, se avete dei Novax, insomma, magari dite un'altra volta. Che si facciano una cena tra loro anche, no? Si può fare, no? No, però sì. Se vogliono parlare con me, nel senso che vogliono convincerti, io spenderei anche il giorno di Natale. Perché se anche se ne convinco uno, so che magari l'ho salvato. È un successo. Quindi va benissimo. Però a casa con una famiglia e la zia anziana... Eviterebbe, certo. Grazie davvero al sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri per il tempo che ci ha dedicato. Buone feste. A voi, grazie. A presto, grazie. Buon lavoro. Buon lavoro. Non Stop News torna domani mattina puntuale a partire dalle 6. Arriva la famiglia giù al nord. Grazie a tutti per essere stati con noi. Ciao Giusy. Ciao Enrico, a domani.